Buongiorno a tutti. Sono venuto solo per introdurre la conferenza stampa del nostro direttore sportivo e per complimentarmi pubblicamente per quello che è stato fatto durante questa lunghissima, direi troppo lunga, campagna trasferimenti, perché calciomercato che dura più di 2 mesi, anche se poi ci si riduce sempre agli ultimi secondi per fare le operazioni, però dura più di 2 mesi, quindi è molto lungo, molto estenuante, tanti contatti, tante proposte, tante valutazioni che sono state fatte, e quindi mi sembrava doveroso, a nome della società, ringraziare la persona con cui abbiamo condiviso questi 60 giorni, che è riuscito a mettere in piedi tante trattative. Devo dire, tutte quelle che volevamo portare in porto è riuscito a portarle a casa, e quindi sono estremamente soddisfatto, contento, e mi sembrava giusto dare atto pubblicamente di questa mia soddisfazione, sia in termini di qualità degli arrivi, sia in termini di economici, perché siamo riusciti a fare tante operazioni rispettando quelli che erano le nostre previsioni, anzi andando anche a raggiungerle pienamente. Di solito quando ci si pone degli obiettivi si mette in preventivo anche che non tutto potrebbe essere raggiunto. Invece, anche in termini economici, siamo riusciti a raggiungere il nostro obiettivo, e quindi a fare una campagna di questo tipo senza portare saldi negativi al 1 settembre. Detto questo, vi lascio al direttore, che ringrazio pubblicamente. Buon lavoro a tutti. Sì, è una cosa che è reale, perché nel momento in cui abbiamo capito, era ormai il pomeriggio delle 3:30, 4, avevamo capito che ci poteva essere un accordo con il Palermo, di comune accordo. Come voi sapete, ormai facciamo da quando siamo arrivati qui, parlando con il Ministro, parlando col Presidente, volevamo verificare un'eventuale alternativa. Fermo restando che abbiamo anche un pensiero dentro di noi. Dentro di noi abbiamo un pensiero che evidentemente abbiamo altri calciatori che sono evidentemente punte, che possono adeguarsi e adattarsi in maniera straordinaria anche nel ruolo di esterno d'attacco, perché nel momento in cui noi facciamo il 4-2-4, voi mi date certezza che Galano probabilmente non è un quarto di centrocampo, ma è una punta di fatto, e che la stessa cosa sarà Volskij quanto Stojan. A quel punto non c'era nessuna possibilità di poter fare anche Sakara, perché i tempi non erano più adeguati. Ripeto, quella era una valutazione di un calciatore che già conoscevamo, che avevamo già visto, e quindi cercavamo l'opportunità. Tra l'altro anche altre squadre di Serie B avevano provato a farlo, per esempio la Ternana, e era un giocatore che poteva rientrare in un organico come il nostro, che interpreta il ruolo d'attacco e le manovre d'attacco in un certo modo, quindi l'attacco della profondità, l'abitudine al gol. Poteva essere un'opportunità, a quel punto non lo poteva più diventare. Noi in questo momento siamo convinti di avere l'organico con 25 giocatori in rosa, di cui 3-5 sono punte. Probabilmente in queste 5 punte voi non trovate lo strutturato, quindi io vi anticipo di quella che può essere una disamina tecnica. Ma perché è giusto? Perché ha una logica. Fermo restando che questa è una squadra che al momento va fatto vedere che il suo calcio è un calcio palla a terra, un calcio in velocità, dove anche quando ha giocato Joao con partite col Savoia e con l'Avellino, non è stata una partita, diciamo, del gioco aereo, ma una partita di palla a terra, per quanto possono essere state straordinarie prestazioni o meno. È una squadra che ha un filo logico molto chiaro di palla a terra, come tante squadre fanno adesso nel calcio. E Megara Innocente è un ragazzo che ho portato io in Italia 2 anni fa, ha fatto cose straordinarie a Siena, un po' meno bene a Livorno lo scorso anno, non c'ha nessuna possibilità di venire a Bari, ma non perché non è un buon giocatore o un ottimo ragazzo, è perché ha caratteristiche diverse, ma non soltanto tecniche, in generale per quello che possono essere le nostre esigenze. Portanova lo ritengo io personalmente una grandissima espressione, forse la migliore espressione nel ruolo, del carisma, delle capacità, di tante cose. Però noi abbiamo quattro difensori che stiamo facendo crescere
partita dopo partita e siamo convinti di avere il pacchetto arretrato sufficientemente coperto. Diego negli ultimi 3 anni ha giocato quasi mai, si è creato un rapporto sinergico con il Matera dove noi ci auguriamo che quello che lui ha fatto vedere in questi primi 40 giorni, quindi questa continuità nel lavoro, questa capacità di reggere il lavoro specifico come tutto il gruppo, perché lui ha sempre lavorato nel gruppo, quindi ci ha dato dei segnali che quella gamba, quel ginocchio stia cominciando piano piano a dargli di nuovo le soddisfazioni che tutti noi speriamo e pensiamo possa avere. Lui lì ha fatto un triennale e credetemi, fare un triennale in questo calcio è qualcosa di straordinario e probabilmente siamo noi ad aver dato un privilegio a lui. Durante il mercato abbiamo avuto degli approcci per Enrico che sono stati rimandati al mittente nell'immediatezza, e perché noi abbiamo bisogno di avere due portieri così importanti e Mikai il terzo più giovane di crescita, perché Mikai, anche se sta facendo il terzo e probabilmente avrà e sarà quello che avrà meno spazio, si sta giocando una grande carta, la carta di poter piacere alla Bari, quindi non è poco per lui. Per noi è fondamentale in questo lunghissimo campionato che durerà ancora 41 partite perché una l'abbiamo fatta, avere due portieri con concetti e capacità tecniche molto simili. Noi per Sciaudone non abbiamo avuto richieste, mentre per Caputo ne abbiamo avuto tante, qualcuna anche inaspettata. Galano abbiamo avuto un primissimo approccio di metà luglio con il Cagliari, anche questo è inutile ometterlo, ma veramente un approccio iniziale che io ho avuto con Francesco Marrocco, e lui era su varie possibilità, tant'è che hanno preso il giocatore del Chievo, Farias, e quindi aveva una serie di opportunità con quelle più o meno caratteristiche. Mi chiamò e dissi che non era, per noi non era un dialogo che potevamo portare avanti in nessun modo. Io personalmente una settimana fa ho parlato con la squadra ringraziando tutti coloro che hanno permesso a tutti noi nuovi di poter entrare così subito nelle grazie di tutti e creare da subito una coesione è un gruppo straordinario, perché chiaramente lo zoccolo duro ci ha permesso, con una serie di capacità intellettive e morali, come voi vogliate, di accogliere tutti nello stesso modo. Oggi io vedo un gruppo che si chiama La Bari e non è il gruppo dei vecchi e non è il gruppo dei nuovi. Credo che abbia letto io un'intervista del mister dove dice tutto quello che abbiamo fatto l'abbiamo fatto ragionandolo con la società. È stato così e quindi di conseguenza ti dico, abbiamo fatto la squadra che volevamo. Ora, se è la squadra che volevamo, quella che ci potrà portare alla più grande soddisfazione, lo vedremo dal campo. Noi oggi a fine mercato abbiamo fatto la squadra che pensavamo e speravamo di poter fare.